Adesso si comincia con i saluti, quindi buonasera, ben ritrovati, buon anno, anno al dottor Maurizio Cinquini buonasera. E alla nostra dottoressa Clarissa Achiti. Loro entrambi sono psicologi, psicoterapeuti e ci guidano alla scoperta appunto di questo mondo, mondo della nostra mente ma anche delle nostre emozioni, perché quando si parla di psiche non si può certamente tralasciare l'aspetto emozionale. Oggi toccheremo un argomento che è molto interessante, perché se non altro almeno una volta nella vita qualcuno ha esclamato, dice mamma mia che stress, oppure si è sentito stressato. Quindi parleremo dello stress, che non è per forza negativo, quindi non ha per forza un'accezione negativa, ma parleremo soprattutto dello stress, della differenza che sussiste tra stress episodico e stress cronico. Chi comincia? Mi sa che comincia il dottor Cinquini? No, oggi comincia la dottoressa. Sorpresa, si cambia. Sorpresa del 2021. Prego, dottoressa. Allora, vabbè. Il mondo è delle donne, sempre più delle donne. Attenzione, perché quando gli uomini dicono così non lo dicono mai a caso. E quindi, insomma, prego, dottoressa. Comunque, appunto, sì, questa differenza tra stress, diciamo, post-traumatico e stress cronico. Allora, innanzitutto lo stress che proviene da un evento traumatico, più o meno grave ovviamente, è uno stress estremamente intenso e che generalmente dovrebbe risolversi all'interno di un tempo di un anno. Difficilmente o comunque raramente si trasforma in uno stress cronico. Non è che lo stress cronico, essendo meno intenso, è meno diciamo impegnativo, no, è semplicemente più prolungato nel tempo. Sono stress di tipo differente e, come appunto dicevi tu Francesca, c'è uno stress positivo definito eustress, uno stress invece che in qualche modo bisogna andare a intervenire perché diventa disfunzionale per la nostra vita, certo. Ed è il distress. E si tratta di acquisire dei comportamenti che si collegano anche a stati ansiosi ma anche depressivi, e non si tratta di avere tanti impegni a cui non poter far fronte, si tratta, di fronte a tutti gli stimoli e gli impegni che ognuno di noi può avere più o meno, certo, di non riuscire più a rallentare. È lì che si va incontro a uno stress cronico, cioè non riuscire più a prendersi un momento di calma, un momento di pausa, e quindi a in qualche modo fare retromarcia. E questo ha delle influenze, come certo, anche lo stress legato ad un trauma, diciamo a livello sintomatologico ha gli stessi effetti, cioè problemi legati all'insonnia, difficoltà a concentrarsi, e poi anche e soprattutto ha degli effetti di vulnerabilità su quella che è la nostra salute. Anche per esempio problemi legati alla pelle sono, c'è stato uno studio proprio recente, proprio strettamente connessi allo stress. Come anche i capelli, perché lo sappiamo che i capelli sono il prolungamento della nostra epidermide, quindi evidentemente anche la caduta dei capelli in qualche modo è influenzata dallo stress, no? Sì, anche sul nostro sistema immunitario chiaramente impatta in modo non funzionale. Ecco perché bisogna prendere provvedimenti, sia che sia uno stress legato a un trauma e magari non si risolve spontaneamente, allora chiaramente è necessario farsi aiutare perché c'è una motivazione ben precisa, e lì ci sono anche altre sintomatologie tipo flashback, comportamenti di evitamento riguardo anche a situazioni legate appunto all'evento traumatico. Però a livello di danno proprio per la nostra salute, entrambi in maniera diversa e con tempi diversi, però sono da sistemare, insomma, da prendere provvedimenti e non far finta di niente, perché poi nel tempo si paga questo comportamento di indifferenza verso, certo, come ci sentiamo, certo, come stiamo. Verso noi stessi, certo. Non si può pretendere di stare bene con gli altri se non siamo risolti in qualche misura. Vi faccio una domanda alla quale non mi risponderete ora, ci penserete, perché vi chiedo se lo stress post-traumatico si può definire tale anche quando una persona abbia avuto un momento emotivo molto particolare, di grossa difficoltà, e che quindi poi nel tempo magari non è riuscita a superarlo e si porta dietro lo stress derivante da questa situazione emotiva
vissuta precedentemente. Quindi vi faccio questa domanda, pensateci e dopo mi rispondete, perché talvolta non è solo un fatto, ma possono essere dei pensieri o un momento, insomma, particolare. Grazie ai nostri dottori e adesso un'altra amatissima rubrica legata a questo giorno della settimana, ovviamente con il nostro titolare in cattedra, il professor Stefano Grifoni, SOS Pronto Soccorso. E allora, anche qui, ben ritrovato, buonasera e buon anno al nostro professore Stefano Grifoni. Buon anno a tutti. Allora, lo spieghiamo a chi si fosse collegato solo adesso nel 2021 con Tadà. Il mercoledì con il professore partiamo da un sintomo generale che può essere associato ad altri sintomi più o meno lievi o più o meno gravi e da lì facciamo un'analisi, un'analisi medica proprio il professore. No, la fa lei professore, perché io non sono titolata per farlo, lungi da me. Io faccio la paziente, XY, va bene? Empatizziamo. Faccio la paziente. X o Y. La paziente mi farebbe piacere, ma va bene. No. A me meno ora di andare a pronto soccorso. Però insomma, come si dice, tutto è relativo. Allora, prof. Sì. Bene. Oggi partiamo da una cosa che possiamo in qualche misura avere tutti, no? Quando noi, anzi, meno male che ce l'abbiamo, sudiamo, il sudore. Allora, dietro il sudore, o meglio, dietro una sudorazione eccessiva, che cosa ci può essere? Il sudore è una cosa fisiologica, perché se una persona corre, si muove, suda, addirittura noi sudiamo anche 4 litri di acqua al giorno, perché è un contenuto, il sudore, del 90% di acqua e l'1% di sale. E quindi ecco perché a volte dobbiamo prendere, e prendono gli sportivi per esempio, anche delle soluzioni con del sale, per evitare che vengano dei crampi muscolari per mancanza proprio di questo importante elemento. C'è ovviamente, visto che si parla di pronto soccorso, degli elementi che possono portare delle persone con il sudore al pronto soccorso. E non è solo il sudore, perché il sudore dobbiamo distinguerlo in due grandi categorie, che sono il sudore caldo e il sudore freddo. Il sudore caldo è quello che avviene per esempio durante una corsa, ma per esempio anche in un momento in cui c'è febbre, la febbre quindi è l'elemento che è dominante, il sintomo, certo. Quindi si vengono in pronto soccorso per febbre, c'è una importante sudorazione. Ora non l'abbiamo più vista, io siccome sono un vecchio medico, ho visto delle cose e non ci credevo. Per esempio, voi sapete, nelle nostre zone c'è la brucellosi. La brucellosi era ed è una patologia che si acquisisce mangiando i formaggi freschi, bene? E nelle nostre campagne c'era la brucellosi. Tanto è vero, quando si entrava nella stanza di chi aveva la brucellosi, cioè, e che sudava, il sudore aveva un odore molto particolare, che era quella della stalla, cioè si entrava dentro e aveva l'odore della stalla. Ci sono anche altre, per esempio, patologie, per esempio queste sono situazioni di tipo settico, per cui il sudore è caldo, quindi uno suda perché ha la febbre, e poi quando suda, generalmente suda nel momento della defervescenza della febbre, dopo che uno fa i brividi, che per esempio oppure perché prendi farmaci, no? Certo. prendi il paracetamolo, scende la febbre e si suda lo stesso. Certo che parlando della patologia, e poi parleremo invece della parte più importante, che è quello del sudafreddo, la parte della patologia calda fa riferimento anche ad un'alterazione di problemi endocrinologici. Per esempio l'ipertiroideo suda tantissimo. E oltre a sudare, però, ha il tremore, ha l'aumento della frequenza cardiaca, e quella è una sudorazione calda. Certo. Le signore, durante la fase, d'accordo, diciamo,
premestruale o hanno delle sudorazioni, il sudore diventa più intenso, certo, e più quindi acre. È più alto. Però queste sono situazioni non patologiche. Quelle patologiche più importanti per quanto riguarda la parte calda, certo, sono le febbri di tipo infettivo, che ce ne sono tante, quindi oggi poi in particolare, poi, ma giochiamo in casa, come si dice, infettivo, quindi le polmoniti, le coliche renali, le colicistiti, eccetera, come anche infatti problematiche di tipo infettivologico importanti, certo, oppure anche il sudore freddo. Il sudore freddo è quello più importante, perché in ospedale arrivano prevalentemente i sudori freddi, perché il sudore freddo vuol dire che c'è un abbassamento della pressione, che c'è il cuore che non funziona. Quando c'è un dolore al cuore si associa a sudorazione fredda, noi domandiamo: ma sudava freddo o caldo? Perché c'è una differenza. La sudorazione fredda ha un significato molto importante. Poi ci sono degli aspetti di sudorazione abbondantissima, quella che viene chiamata iperidrosi, che può essere una malattia, certo, oppure altre situazioni che invece non si suda. Non si suda. C'è poco da fare. Non si suda. Si suda. E poi, sai, c'è il capitolo che non voglio entrarci perché l'abbiamo parlato ora, dello stress, delle emozioni, dell'amore. Chi è che di fronte a un amore non suda? Anche l'amore così, no? Guardandolo, l'amore comincia a sudare. C'è chi si sviene davanti a un bell'amore e dice: guarda, ecco, si suda. Professore, e si sviene. Guarda, faccio anche la guarda la diletta come mi sento, guarda la diletta. Bene. Hai visto? A questo punto farei partire anche la sigla di Beautiful, se siete d'accordo, perché mi sembra, insomma, che ci stia veramente bene. Grazie professore, cercheremo con dovizia di particolari, naturalmente relativamente a quello che è il nostro programma, di darvi informazioni in più riguardo alla classificazione che ha fatto il nostro professore, ma adesso che non c'è. Non c'è in realtà, è non solo c'è quella in realtà che facciamo noi per spiegare. La classificazione della sudorazione calda e la sudorazione fredda non c'è. L'ho però detta diciamo io che è per un buon rendere modo più semplice la cosa. Sì. Per renderla comprensibile a noi neofiti, insomma, della materia. Adesso invece parliamo di un'altra problematica che nel corso della nostra esistenza può colpire un po' tutti. In particolar modo inizia a colpire con una certa cronicità, o meglio può iniziare a colpire con una certa cronicità, le persone della cosiddetta mezz'età. Ma nessuno può essere esente dal fastidiosissimo, aggiungerei, mal di schiena. Per parlare con noi di questa problematica ci sono Francesca Maestrini ed Ilaria Nannini, che sono entrambe kinesiologhe. Il nome della kinesiologia è un po' particolare, perché insomma non solo nella pronuncia ma anche nel significato. Non tutti lo conoscono, ma noi partiamo proprio dalla problematica del mal di schiena. Lo facciamo con Ilaria, che adesso insomma ci racconta che cos'è il mal di schiena, come patologia e come, quali possono essere insomma queste cause di questo mal di schiena. Sì, grazie. Allora, innanzitutto, parlando di mal di schiena, si parla di una patologia molto diffusa. Basti pensare che in letteratura circa l'80% della popolazione ha sofferto o soffrirà di almeno un episodio di mal di schiena. In questa fascia di popolazione il range che poi va incontro a recidive è molto alto, si parla di circa il 65%. Se queste recidive poi non vengono trattate nella maniera più adeguata, si può andare incontro a quello che appunto è il mal di schiena di tipo cronico. Quindi definire il mal di schiena con una definizione univoca è impossibile, perché ogni mal di schiena ha una propria origine e una propria storia evolutiva, e così come ha un proprio trattamento. Possiamo però fare una prima grande categorizzazione, definendo il mal di schiena di tipo aspecifico, cioè non correlato a una principale causa, ma diciamo di origine multifattoriale, e un mal di schiena invece specifico, che viene anche detto mal di schiena secondario, in quanto è secondario a una patologia.
Questo ultimo tipo di mal di schiena è molto raro, si parla infatti di un caso su 200 ed è principalmente un mal di schiena dovuto a patologie gravi, come possono essere tumori, ernie discali, fratture vertebrali osteoporotiche, ma appunto è molto raro. Infatti il mal di schiena a specifico è molto più frequente, è circa il 90% dei casi. Certo. Un'ulteriore diciamo categorizzazione la possiamo fare da un punto di vista temporale, definendo il mal di schiena in mal di schiena acuto, subacuto e cronico. Il mal di schiena acuto è un mal di schiena che insorge a una durata di fino a 30 giorni ed è un mal di schiena che diciamo nella maggior parte dei casi evolve in maniera benigna, quindi come viene poi se ne va. Diciamo le figure di riferimento in questa prima fase sono appunto il medico, che ha un ruolo fondamentale in quello che è poi lo screening delle cosiddette red flags o campanelli di allarme, che ci fanno proprio capire se siamo di fronte a un tipo di mal di schiena correlato a una patologia grave. Ma anche altre figure professionali sono fondamentali, come il fisioterapista o l'osteopata. Nella fase invece del mal di schiena subacuto possiamo definirlo come un mal di schiena che perdura fino ai 6 mesi ed è un mal di schiena che può perdurare per tutta una serie di fattori, che possono essere fattori sociali, fattori legati allo stile di vita, ma anche fattori psicologici che mantengono questa situazione di dolore. E poi il mal di schiena può quindi nuovamente o evolversi benignamente, quindi passare, oppure sfociare in quello che abbiamo definito prima mal di schiena di tipo cronico. Ed è qui che la nostra figura professionale diventa fondamentale all'interno di un team chiaramente multidisciplinare. Il mal di schiena cronico, per definizione, è un mal di schiena che perdura più di 6 mesi e che perdura per tutta una serie, per i fattori di cui vi parlavo prima, che si instaurano formando dei circoli viziosi, quindi è come se uno ingaggiasse l'altro, quindi fattori comportamentali, fisici, fattori psicologici che fanno perdurare questa condizione di dolore. Diciamo che una volta che entriamo nel tunnel, esatto, se non riconosciamo subito l'origine della problematica e come fare per debellarla, esatto, entriamo il cosiddetto ginepraio, no? Dal quale sì, è più difficile naturalmente, o comunque sia a livello di tempo più lungo, uscirne fuori, ma tuttavia per fortuna, come hai detto tu stessa, c'è proprio il team di esperti, sì, che si occupa e preoccupa di andare a risolvere quella che è la problematica. Quindi in sintesi, il vostro lavoro che cos'è? Come lo definiresti? Allora, come definiresti la vostra figura, sì, professionale? Allora, il kinesiologo è una figura professionale che ha svolto una laurea triennale in scienze motorie e che poi può aver proseguito nella laurea magistrale, come nel nostro caso, in attività motoria preventiva e adattata. Diciamo che lo strumento nostro di lavoro è l'esercizio e il movimento nella sua globalità. Quindi quello che facciamo è andare a personalizzare un programma di recupero funzionale in maniera molto individualizzata. Certo. Come vedremo poi anche dopo con Francesca, quello che facciamo è proprio analizzare la persona che abbiamo davanti, perché il mal di schiena, come dicevo prima, può capitare un po' a tutti, quindi certo, non possiamo fornire un programma diciamo standard a tutti, ma deve essere molto individualizzato sulla persona. E quindi quello che facciamo è sicuramente analizzare tramite una valutazione molto accurata e poi, una volta valutata la persona, andiamo a strutturare un programma personalizzato. Certo, di concerto ovviamente con tutti gli esatto, altri accertamenti e tutte le esatto, altre professionalità che girano intorno alla patologia. Grazie, ci ritroveremo più tardi. Anche la salute del nostro sorriso è fondamentale, così come dei nostri denti, evidentemente. Allora scopriamo nella nostra rubrica dedicata ad Iris gli impianti zigomatici. Ciao Francesca, gli impianti zigomatici sono una bellissima possibilità per chi è edentulo, cioè per chi non ha più i denti, ma purtroppo ha perso anche l'osso, il processo alveolare. Sono impianti che stanno con un ancoraggio più dietro e più in alto, come vediamo in queste foto che ti faccio passare, e che permettono di mettere i denti fissi
molto spesso, subito, proprio appena messi gli impianti, praticamente nella stragrande maggioranza dei casi delle gravi atrofie, dei casi in cui il dentista precedente ha già detto non si può fare niente. Quindi è una tecnica che noi facciamo in anestesia generale in modo che il paziente non abbia nessun disconforto, che stia molto bene e che ci permette, come si vede in questi casi, di ridare un sorriso fisso e stabile nel tempo a pazienti che hanno perso tutti i denti e anche il processo alveolare necessario per mettere gli impianti, quelli convenzionali, quelli che si conoscono un po' di più. Una bella speranza per tante persone. Eccoci di nuovo insieme, grazie al dottor Paoleschi. Adesso caffè per il mio chef, Daniele Novosedri. Buonasera. Ciao Daniele, l'avete visto protagonista della Cucina di Tadà, di solito il venerdì, ma anche nello speciale del Natale e del Capodanno che abbiamo passato insieme. Ancora mi sogno quei gamberoni lardellati, quanto erano buoni. Te le rifarò, dai, te le rifarò. Allora, a proposito di bontà, quelle di Giulia che lui rappresenta qui oggi, intanto il tuo caffè toscano. Grazie. 100% sempre arabica, ottimo. Super top per te. Ma che cosa ci cucinerai oggi? Stasera facciamo delle lasagnette un po' particolari, facciamo delle lasagnette fatte con scamorza, cavolo nero e zucca gialla. Proprio una cosa leggera, così. Da dopo le feste leggera. Una cosa proprio da dopo le feste per continuare a, straviziare in quelle le parentesi, ma insomma di sicuro Poi vedrete una cosa stagionale, c'è il cavolo nero, quindi che volete di più? E adesso invece un'altra nostra amatissima rubrica, quella legata all'indagine attraverso il nostro sguardo, o meglio attraverso la nostra iride, con la nostra immancabile iridologa, perché quando gli occhi parlano risponde lei, Simona Sottili. Oggi è così. Buonasera, ben ritrovata e buon anno a tutti. Allora, Simona, ben ritrovati a tutti quanti, davvero, e auguri a tutti quanti. Davvero, auguri veramente a tutti quanti. Intanto diciamo subito che lo vediamo collegato, non siamo soli, non siamo evidentemente soli. Non solo nel nostro studio, ma anche collegati via Skype con il nostro professor Terzani. Buongiorno. Buonasera professore, buon anno anche a lei. Ma auguri a tutti, buon anno e ben ritrovati, che belli, siete bellissimi. Ecco, grazie. Siamo bellissimi, quindi già questo insomma si parte bene. Ci piace. Diciamo, partiamo con il piede giusto. Allora Simona, lascio introdurre a te l'argomentazione di oggi perché è molto molto interessante. Tante volte noi abbiamo parlato della nostra genetica, del nostro corredo genetico come mappa e come eredità che viene trasmessa alle generazioni successive, alle nostre, ma molte altre volte abbiamo parlato anche degli altri fattori che incidono e vanno a finire nella nostra eredità, che non appartengono in realtà propriamente alla nostra struttura del DNA, ma che in qualche modo, insomma, ce li portiamo dietro e influenzano anche le nostre generazioni successive. E quindi qui si apre il discorso dell'epigenetica. Esattamente. Prego. Voglio iniziare questo tema perché diciamo alla fine dell'anno ho avuto una sorella che ha partorito una bambina. Che bella cosa! Ho una sorella che ha annunciato che avrà un parto gemellare e quindi nella famiglia è rientrata questa botta di vita bellissima, dove diciamo che l'essere umano dà alla luce qualcuno. E questo modo di dire, che dare alla luce qualcuno, mi è sempre piaciuto molto, e voglio rifarmi a un Eric Fromm che diceva che il nostro scopo è dare anche alla luce noi stessi. Faccio questa introduzione perché sono iridologa e quando la prima volta ho visto un'iride sono stata affascinata dalla bellezza del vedere l'unicità dell'essere umano e quello che è la possibilità attraverso questo di poter dare luce a se stessi e in qualche modo poter osservare il patrimonio genetico che arriva dal padre e madre nell'osservazione delle iride è qualcosa che in qualche modo richiama a quello che è un legame con quello che è il nostro retaggio di famiglia, comunque le nostre radici. Un retaggio che è un patrimonio genetico.
Oggi abbiamo Giorgio qui con noi perché? Perché oggi la scienza ha scoperto e sappiamo che non c'è solamente la genetica che influisce su quello che sarà la nostra salute e la salute delle generazioni future, ma esiste anche quello che è l'epigenetica. Quindi vuol dire come il nostro stile di vita, come essere umano, come creatori, influenza anche quello che è la nostra vita, ma la vita delle generazioni future. E quindi in questo volevo appunto quello che è introdurre il tema il che Giorgio professore. Con me, diciamo così, porterà con forza e con amore, perché so che è un tema che lui sente profondamente, nel portare questo messaggio che quello che facciamo, le scelte ne facciamo tutti i giorni positivi per la nostra salute, influenza noi e la nostra vita, ma anche quella delle anche generazioni. Anche delle generazioni future. E questa è una cosa bellissima, perché questo è mantenere la vita, è uno stile di vita, è una qualità della vita. E possibilmente ora e nel tempo migliorarla. E migliorarla. Professore, mi aggancio un attimo a Simona, perché il contesto storico e ambientale nel quale noi tutti ora stiamo vivendo è molto molto particolare e rischia in qualche misura, per il cambiamento di abitudini, per anche la privazione comunque di una sfera importantissima della nostra libertà individuale e collettiva, di portarsi dietro, come dire, delle conseguenze molto pesanti. Quindi senza mettere in pericolo ovviamente la propria salute fisica, né nostra né di quella degli altri, come possiamo fare per non farci influenzare, per non sciupare, mi perdoni per il termine, il nostro corredo epigenetico? Guarda, innanzitutto Simona ha detto delle cose meravigliose, no? Gli occhi poi sono lo specchio dell'anima e alla fine l'anima è anche un po' voler bene a se stessi, e voler bene a se stessi è anche rispettare noi stessi da un punto di vista del nostro stile di vita. Sappiamo oggi quanto sia importante il nostro sistema immunitario, quanto sia importante fare molta attenzione a quello che si mangia, si beve, si respira e si pensa. Ora, tutto questo parte da un concetto, che il DNA ce lo trasmettono papà e la mamma, ma è il 2%, il 98% è epigenetica, quindi è il software della vita. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo assolutamente fare molta attenzione a non farci mancare quelle che sono le cose indispensabili per la vita. Pensate, vitamine, non se ne può fare a meno, ossigeno, non se ne può fare a meno. Senza l'ossigeno non ci sarebbe la vita. Allora dobbiamo un attimino ritornare a un fatto, di ritornare a quelle che sono l'amore per noi stessi, ma anche l'amore per le cose naturali, no? La filiera corta, il mangiare cibi sani, naturali. Si parla sempre, so quanto ci tenete voi di parlare di cibi biologici, naturali, filiera corta, quindi no, avere un riguardo verso queste cose. E poi naturalmente oggi abbiamo degli strumenti importanti che possono aiutarci. Pensate, ci sono degli strumenti come la possibilità di fare un test epigenetico che si mette di fronte a quali sono quelle cose che possono mancare alla nostra salute, alle nostre cellule. Noi siamo fatte di cellule. Ecco, gli indicatori epigenetici, quello che state facendo vedere voi, vedete il sistema antiossidante, il sistema gastrointestinale, gli acidi grassi essenziali. Questo cosa ci fa capire? I minerali, le vitamine. Questo ci fa capire che noi non possiamo guardare solo, passatemi il termine, dal buco della serratura e pensare di avere una visione chiara. Noi dobbiamo assolutamente aprire le finestre e le porte e incominciare a guardarci dentro per capire quello che abbiamo bisogno. E come facciamo a saperlo? Dobbiamo avere degli strumenti, perché oggi i cibi non contengono più quello che conteneva l'alimentazione di una volta. E l'ambiente è sempre più inquinato, dobbiamo rafforzare il sistema immunitario. Grazie a queste possibilità, alla tecnologia, come usiamo i telefonini per telefonare dall'altra parte del mondo, o utilizzare strumenti di precisione, pensate alla risonanza magnetica, pensate all'elettrocardiogramma, all'encefalogramma, però facciamo diagnosi. Cosa abbiamo oggi per fare prevenzione? E questa è una domanda che rivolgo a tutti voi, no? Se ci fosse veramente la possibilità oggi di fare vera prevenzione, cosa potremmo veramente fare
per tutelare la salute dei genitori, padri e madri prima del concepimento. Ecco l'epigenetica. Incominciamo a lavorare sulle future generazioni. Giustissimo. Poi, giustissimo, professore, agire dunque sulla prevenzione prima che naturalmente la difficoltà o la problematica si manifesti. Continueremo a parlare di epigenetica, segnatamente unitamente all'iridologia, perché avete visto che la mappa dell'epigenetica assomiglia un po' alla forma stilizzata dell'iride. Ma adesso parliamo sempre di natura, perché come diceva Orazio nel De Rerum Natura, la natura è divina, divina essenza. Pensa un po' che reminiscenze mi ha fatto venire in mente oggi col De Rerum Natura di Orazio. Orazio, vediamo. Sai che Orazio alla natura dava un'importanza, come giusto che sia, come noi diamo in questo spazio, ma anche la nostra trasmissione, veramente molto importante. La natura come rimedio, perché nei rimedi della natura spesso c'è la chiave di volta, come dire, della risoluzione di tante nostre problematiche. E oggi noi con te parliamo di un momento che noi desideriamo un po' tutti, specialmente dopo le feste, ma anche dopo un periodo di stress, il cosiddetto periodo detox, detossinante, perché abbiamo tutti bisogno, insomma, di sentirci nuovi. Allora, la natura, che cosa ci può offrire come rimedi che, insomma, fanno proprio al caso nostro per questo scopo? La natura ci mette in mano tantissimi rimedi e, fra l'altro, mi fa piacere ricollegarmi a ciò che è stato detto fino ad ora, che quindi la prevenzione è veramente lo strumento più importante, perché l'obiettivo di chi si occupa di discipline bionaturali è proprio quello di evitare che la persona si ammali e quindi essere puliti e quindi utilizzare dei detox costantemente permette o comunque ci dà una miglior possibilità di ammalarci molto meno. In questo caso parliamo di zeolite, che è una pietra vulcanica, il termine e il nome deriva proprio dal greco, quindi zeo vuol dire bollire e litos è pietra, quindi la pietra che bolle, perché è il magma che, incontrando il mare, crea appunto questa zeolite. La zeolite, quindi, dicevo, è una pietra vulcanica che ha una struttura molto porosa e quindi è in grado, una volta entrata nell'organismo, di chelare, cioè di portar via tutte quelle sostanze tossiche che noi ingeriamo attraverso i cibi contaminati da pesticidi, tutto ciò che respiriamo, quindi metalli pesanti, piombo, cadmio, alluminio, mercurio, e quindi appunto assorbe tutte queste sostanze e le porta verso l'esterno. Ovviamente la zeolite, che esiste da molto prima che l'uomo... esiste dal Big Bang. Esatto, esiste da sempre, esatto, e viene utilizzata da migliaia di anni, è una sostanza molto sicura e molto conosciuta, però dobbiamo stare attenti se assumiamo dei farmaci, perché appunto la zeolite porta via tutto. Quindi diciamo che se va presa a livello di somministrazione, va presa lontano dall'assunzione dei farmaci che si devono prendere appunto per necessità. Esatto, e poi è molto importante abbinarla a degli antiossidanti, perché appunto nel momento in cui noi andiamo a portar via tutte queste sostanze tossiche, chiaramente dobbiamo evitare che l'organismo in qualche modo abbia dei danni. Certo. Perché noi ritiriamo fuori appunto tutte queste scorie, fra cui mercurio, alluminio, che sono metalli estremamente tossici. Per cui, ecco, in questo caso non mai il fai da te, perché la zeolite, ripeto, è sicura, però va gestita insieme ad altro. Ecco, generalmente come si somministra? Cioè come la si trova? La si trova in polvere, nel tuo negozio, sì, nella tua bottega. Si trova in polvere o in capsule. Io consiglio sempre la polvere, anche per un motivo economico, perché la capsula costa ovviamente molto di più. La polvere poi la possiamo dosare a nostro piacimento e quindi si utilizza normalmente un mezzo cucchiaino 2-3 volte al giorno, però anche in questo caso non possiamo generalizzare. Certo, ci vuole, insomma, bisogna valutare, insomma, la situazione anche della persona. Esatto. C'è un limite di età, è consigliata più per gli adulti? Si usa un po' per tutti, anche sui bambini, anche se i bambini normalmente hanno meno bisogno, anche se questo è generico, non è detto. Noi tendiamo a fare l'analisi del capello prima di dare la zeolite, perché appunto attraverso l'analisi del capello noi vediamo quanti metalli pesanti ci sono, in che concentrazione e poi come sono squilibrati i minerali. In base a questo stabiliamo quanta zeolite dare e come abbinarla. Certo. È anche molto utile nell'uso esterno, quindi chi soffre di pruriti, psoriasi, dermatiti, la zeolite passata sulla pelle è un ottimo rimedio.
e è utile anche per i nostri animali. Quindi quando ad esempio il cane e il gatto si grattano moltissimo, al di là del comprendere il perché si grattano ovviamente, certo, però la zeolite è un ottimo rimedio anche per ripulisce loro. Ripulisce anche l'interno loro. Dei nostri animali domestici. Grazie alla dottoressa Barbara, continueremo più tardi con tante altre curiosità e rimedi naturali e adesso seguitemi perché i nostri psicologi hanno da rispondere alla domanda che ho fatto prima. L'ho detto in tono quasi minaccioso, ma non voleva essere una minaccia. Allora. Questo periodo, diciamo, di difficoltà emotiva, reiterato per un certo periodo di tempo, può sorgere a trauma e quindi può manifestarsi poi anche in seguito come stress post-traumatico? Punto di domanda. Assolutamente sì, cioè ecco. È proprio il nocciolo della questione. Cioè noi se non elaboriamo un evento, un trauma di qualsiasi tipo esso sia, può essere definito trauma con la T maiuscola, quindi trattasi di un trauma estremamente pesante, grosso, che può coinvolgere affetti importanti, oppure una serie di traumi definiti con la T minuscola, quindi cose meno importanti ma che si sommano l'una all'altra e che fanno accumulare stress che diventa uno stress dannoso e quindi diventa un trauma, quindi può dare origine a un disturbo post-traumatico da stress che quindi va trattato con quantomeno sempre rimanendo in ambito strettamente psicologico e psicoterapeutico con dei colloqui, con dei percorsi di psicoterapia o con degli interventi magari più mirati a esercizi di meditazione, di respirazione, di attenzione mirata, quindi un addestramento anche alla capacità di veramente indirizzare la nostra attenzione su tematiche che non sono quelle della rimuginazione che normalmente è tipica nei casi di... Quindi radicarsi insomma in quello che è il momento presente e non nel trauma o nel vissuto passato. Cioè quindi cercare proprio di tagliare un po' i ponti con il passato e cercare di vivere bene il presente per poter creare i giusti presupposti per un futuro sano. Che bella risposta, anche perché, così abbiamo capito. Anche insomma. Perché Francesca, nel momento in cui non si risolvono i traumi passati, altre cose che possono succedere si sommano a quelli vecchi, quindi uno magari dimentica anche ciò che succede, ciò che è successo in passato, però dopo si ritrova a dover affrontare tutto insieme e questo, come si diceva prima, ci rende più vulnerabili. Tra l'altro poi si può ripresentare con i famosi flashback che qualche volta sono anche più dolorosi se vissuti a distanza di tempo. Quelli sono tipici del disturbo post-traumatico. Poi tra l'altro l'essere umano è molto abile a rimuovere, no? C'ha questa capacità di rimozione per cui un evento traumatico tende proprio per natura a nasconderlo nell'inconscio, però questo trauma si rifà presente sotto varie forme, ad esempio manifestazioni somatiche, rappresentazioni oniriche, ansia, attacchi di panico, spesso riemergono attraverso l'attacco di panico. Non so se ho ancora tempo per dire qualcos'altro. Certo. Prima la dottoressa Burroni parlava appunto di sostanze che dall'ambiente entrano nel nostro organismo e ci intossicano. Nel caso dello stress sono sostanze che invece dal nostro organismo sono generate e che intossicano
il nostro organismo stesso. Quindi siamo in grado anche di produrre ciò che ci danneggia direttamente. Esatto, il nostro corpo spesso, se non portato a un giusto funzionamento, può creare delle problematiche che col tempo possono diventare anche estremamente dannose. Ecco. E quindi che possono veramente crearci dei danni notevoli ad ampio spettro, perché colpiscono noi ma colpiscono anche l'ambiente nel quale noi ci autosabotiamo. Ci autosabotiamo. Esatto. Beh, ci mancava solo l'autosabotaggio. Ma che è molto frequente. Però si può risolvere, quindi diamo anche l'aspetto positivo. Grazie e ora di nuovo SOS Pronto Soccorso. Prof, volevo aggiungere una cosa. No, volevo dire che lo stress da trauma, questo c'è descritto molto, però io volevo fare una considerazione, cercare di capirlo insieme a voi, perché secondo me in questo momento abbiamo una situazione che da un punto di vista sociale è veramente pessima, perché non abbiamo più una condivisione con gli altri di nessun problema e soprattutto diciamo che non c'è quasi più tolleranza, perché tutti siamo alla ricerca oggi, nonostante ci sia passato del tempo, visto tornando all'argomento del giorno, cioè il virus, siamo sempre a cercare la responsabilità in qualcuno, ed è storia, perché ai tempi della peste nera venivano accusati gli ebrei, poveracci, non aveva nessuna responsabilità, perché e poi no, e quindi si cerca, e poi la riflessione in questo senso è: ma nessuno di voi ha trasmesso l'influenza a un altro? Vabbè, lasciamo stare anche questo, però c'è una cosa importante, molto importante, che la gente oggi ha paura, cioè il trauma è interno, certo. Cioè non parla più dei suoi progetti e non parla più di quello che vorrebbe fare, eccetera, perché ha paura a dirlo, ha paura, e questo porta sicuramente a questo che è il trauma del momento, del trauma del momento, che toglie quella capacità di ascolto, di condivisione, e soprattutto purtroppo fa perdere a molte persone la propria identità. E quella è la cosa peggiore, perché una società che perde l'identità è quella che rimane così traumatizzata che forse il recupero ci vuole un po' di tempo, ci vuole tanti psichiatrici e psicologici e interventi. Va bene. Sì, ha detto Dire questo perché è una riflessione che ho fatto. Ritornando al sudore del momento, se uno lavora molto suda di più. Questa è la riflessione. Questa era la riflessione. No, a parte scherzo. Anche lo stress. A parte questo scherzo. Freddo è difficile sudare, Il freddo, uno suda comunque, perché l'attività, lo sviluppo di calore comporta poi la dispersione del calore stesso. Per cui lavorando, d'accordo, facendo esercizio, devi disperderlo. Il calore, specialmente se metti delle tute che sono tutte e ti proteggono dal calore, perché il calore non viene disperso. No, la cosa importante del sudore è che bisogna fare molta attenzione al sudore, e dico perché. Perché tutti i disturbi che si accompagnano a una sudorazione fredda possono essere importanti. Per esempio, un dolore al torace, d'accordo, che si accompagna a una sudorazione fredda, vuol dire che è importante il dolore, oppure perché può essere un infarto, tanto per dire. Quindi, oppure quando noi abbiamo, per esempio, una componente di tosse con forse brividi e con la tendenza a sudare, quello significa che la patologia è importante. La sudorazione fredda, quando c'è una perdita di coscienza, e indica che quella perdita di coscienza può essere di origine cardiaca, e quindi è molto importante. Quindi ecco perché i medici
quando fanno le domande ai pazienti, dicono: ma sudava caldo o freddo? Sudava freddo. E alcuni dicono: ma non me lo ricordo nemmeno, perché mi era preso una paura dal dolore che avevo. Però qualcuno dice: no, no, guardi, mi ricordo che sudavo freddo. E quello è un segnale per il medico, anche per chi ci ascolta, che qualcosa non va. Ovviamente vuol dire che il sistema circolatorio, e quindi la pressione, non va, che il cuore non porta sangue ai tessuti, e che quindi devono chiamare il medico. Il medico. Ovviamente non certo quelli che magari hanno la febbre e sudano caldo, prendano la tachipirina e poi sudano freddo, perché quello vuol dire c'è la defervescenza e che quindi la febbre, quindi, insomma, quindi cosa faremo al pronto soccorso se un paziente lo scopriremo solo tadando nella seconda parte. State con noi, perché ovviamente Tadà continua. Un'unica parola per stupire, Tadà. Eccoci di nuovo insieme, siamo come sempre tornati prima di subito, riprendiamo le fila dei nostri tanti argomenti, lo sapete, legati tutti alla salute, al benessere, il nostro corpo, la nostra psiche, quindi la nostra mente, le nostre emozioni. Oggi parliamo anche di mal di schiena. Come ci hanno riferito le nostre due specialiste, è un problema più che diffuso, l'80% della popolazione ne ha sofferto almeno una volta nella vita, quindi pensate un po' a quanti hanno dovuto combattere in maniera più o meno reiterata proprio con questo disturbo. Prima abbiamo parlato anche del loro ruolo, ce l'ha spiegato Ilaria, il kinesiologo, che cos'è, che cosa fa, cosa c'è dietro questa parola che talvolta può assumere, insomma, una pronuncia difficile. In realtà c'è un bel mestiere che si inquadra all'interno di un vera e propria equipe dedita appunto a risolvere questa problematica. Allora, con Francesca entriamo invece, con l'altra dottoressa, appunto Francesca Mestrini, nel vivo del trattamento, per riuscire a capire un po' in che modo vi muovete. C'è un presupposto, detto anche dalla dottoressa appunto Nannini, certo, che è quello della soggettività, cioè di andare a individuare proprio la situazione del soggetto che vi si presenta primariamente. Prego. Allora, come già anticipato, il nostro strumento è l'esercizio. Noi somministriamo l'esercizio, che diventa la reale terapia, la reale medicina. E altri strumenti dalla letteratura, quindi studi scientifici e le linee guida internazionali, sono l'educazione del soggetto e in ultimo, ma non per l'importanza, anche percorsi di psicoterapia. Quindi quando questi tre strumenti, che sono i tre strumenti maggiormente validati proprio dalle ricerche scientifiche, si uniscono, lì troviamo la soluzione. Noi ovviamente ci occupiamo dell'esercizio, nessun esercizio, nessun programma può essere strutturato senza una valutazione iniziale, quindi una valutazione che prevede la raccolta di quante più informazioni possibili. Quindi, come abbiamo detto, che il mal di schiena ha una natura multifattoriale, così noi cerchiamo di indagare con domande, questionari, quello che può essere l'origine del mal di schiena. Quindi entriamo nel merito della professione svolta, delle attività, del livello di attività fisica svolta, dello stile di vita, perché spesso è proprio lì la causa, la maggior parte delle volte. E poi entriamo nel merito di test funzionali, dove valutiamo il livello di mobilità del soggetto, spesso una mancanza, una carenza di mobilità data dalla vita sedentaria che siamo comunque costretti a fare, abituati a fare, è una causa di disfunzioni posturali. La postura anche qui è importante, infatti valutiamo anche quella all'origine del mal di schiena. E poi valutiamo tutta una serie di test, valutiamo la funzionalità del soggetto da un punto di vista del movimento, come si muove il soggetto. Quindi queste informazioni, questi dati ci servono per strutturare un programma specifico. Muoversi fa bene quello che si legge su internet, in vari siti, forum, camminare, fare attività quotidiana,
ma in fase subacuta, acuta, subacuta e anche nella risoluzione del mal di schiena cronico serve un muoversi correttamente, quindi un esercizio specifico, certo, seguito da esperti. Lo stesso camminare fa bene, ma deve avere comunque, deve essere dosato correttamente. E ci sono poi tutta una serie di consigli di cui parleremo e di miti che da sfatare riguardo al mal di schiena. Noi agiamo, concludo, oltre che sull'esercizio anche sull'educazione, cioè l'obiettivo principale è quello di educare il soggetto a uno stile di vita sano, quindi le nostre sedute, la nostra terapia, senza però che questa terapia venga portata a casa dal soggetto e perpetuata, insomma, nella vita, nella sua quotidianità, ovviamente è riduttivo, non porta a una reale risoluzione. Perché abbia un effetto terapeutico ci deve essere la continuità e la costanza, come un po' in tutte le cose, no? Quindi si torna sempre lì. Un esercizio sarà funzionale quando ovviamente sarà perpetrato nel tempo e diventerà un'abitudine sana di vita. Quindi sì o no, poi ce lo spiegate dopo. È una ginnastica posturale, è una sorta di ginnastica posturale? Valutiamo anche la postura. Non è prettamente una ginnastica posturale, perché la causa può essere anche altrove. Bene, quindi c'è una differenziazione in questo. Questo giusto per fare un po' di chiarezza, perché lo sapete, a livello informativo siamo martellati dalla ginnastica posturale, quindi spesso si fatica, insomma, a capire che cos'è. Dalla schiena al nostro sguardo, agli occhi e al mondo dell'epigenetica, quando gli occhi parlano. Bella questa triade, no? Per parlare dell'epigenetica. Io ho detto una cosa prima, guardando insomma la mappatura del test epigenetico con tutti i vari fattori che in qualche misura incidono, assomiglia alla struttura del miele. E il professore vedevo che annuiva, meno male. Meno male che non ho detto una castroneria. Prego, Simona. Mentre stavano parlando tutti quanti, mi stavo meravigliando da sola della bellezza veramente di quanto possiamo trovare nelle informazioni dentro di noi. Mi collego al fatto che, e poi ti do subito la parola, Giorgio, abbiamo già parlato altre volte in questa bellissima trasmissione e vi ho espresso il messaggio della pupilla, no? Dove la pupilla fisicamente si proietta alla schiena e a livello psicoemozionale si proiettano i bisogni emozionali, quindi lo stress delle emozioni, quindi per far comprendere come nella struttura dell'iride si va a leggere la schiena, quindi parlavamo degli squilibri sulla schiena, e come lettura psicoemozionale quali sono gli squilibri a livello emozionale, gli stress, quindi come tutto il corpo esprime i suoi bisogni e come vuole mantenersi in salute. E ritornando al discorso di identità, giustamente parlava il professor Giffoni, è importantissimo ricordarci la nostra identità, e questo proprio perché è quello che ci può rammentare e ricordare l'importanza della luce noi stessi e spostare il focus sulla nostra responsabilità della nostra salute. E quindi giustamente, quindi a te la parola, Giorgio, che cosa vuol dire spostare il focus su noi stessi, nel senso di responsabilità che noi abbiamo su di noi, sulle generazioni future e sul, chiaramente, quello che è l'amore per noi stessi, quello che tu accennavi e il quale sono strettamente d'accordo con te, che è legato alla nostra identità e quindi a dare valore a questa responsabilità che noi abbiamo della nostra salute, di come l'epigenetica in tutto ciò ci può aiutare. Ma guarda, mi riallaccio un po' anche a quello che diceva prima il dottor Griffoni, perché quando parlava di abbracci, quanto ci mancano questi abbracci, e questo è anche ai medici che parlano oggi di psicologia, no? Quanto ci manca questa energia che viene rilasciata da un abbraccio, dalle emozioni. Siamo molecole di emozioni, quindi guai a non relazionarci e a capire quanto queste cose siano state e sono ancora oggi indispensabili. Pensate per gli anziani, ma anche per i bambini, no? Quanto siano importanti queste cose. Quindi a partire di qua penso che dobbiamo acquisire la consapevolezza. Un abbraccio è anche ossitocina, quindi no, noi la ricarica ce l'abbiamo anche. Datevi 8 abbracci al giorno per ricaricarvi dall'ossitocina.
E quindi, lasciando, andando invece sull'epigenetica, cioè sull'epigenetica, anche questa epigenetica, andando più nello specifico verso una responsabilità, l'acquisire la consapevolezza che noi appunto siamo anche le scelte, oltre che a scegliere quello che noi mangiamo, anche quello che pensiamo. E quindi la nostra consapevolezza deve essere quella di dire: non fare agli altri quello che non vuoi che facciano a te, ma tu non farlo a te. Quindi attenzione a quello che mangi, quello che bevi, quello che respiri, quello che usi durante il giorno. Pensate che si hanno rinchiuso in casa e l'ambiente in casa, negli ambienti confinati, sono anche quelli di lavoro, quindi sono dalle 4 alle 5 volte più inquinati che all'esterno. E in casa non piove mai, non tira il vento, anzi col freddo tutti al chiuso per risparmiare anche energie. Quindi attenzione, il ricambio dell'aria, l'aria che respiriamo è fondamentale, il microclima dell'aria, la ionizzazione dell'aria. Ed ecco perché noi insistiamo sul fatto che grazie a degli strumenti rivoluzionari come può essere il test epigenetico S-Drive, capire quali sono effettivamente, noi non siamo nati tutti uguali, abbiamo dei genitori diversi, abbiamo un'educazione diversa, viviamo in un ambiente diverso, certo, mangiamo cibi diversi, quindi dobbiamo assolutamente avere la consapevolezza che le nostre scelte devono essere anche pari a quello di cui abbiamo bisogno. Ecco perché dobbiamo stare molto attenti, perché la nostra salute dipende dalla salute delle cellule, a cominciare dai nostri mitocondri, e poi magari dopo ve ne parlo un po' di quanto sia importante occuparci dei mitocondri e dell'energia per la vita. Grazie, grazie, grazie professor Terzani, grazie a Simona Sottili, ci ritroviamo dopo, seguitemi nel salotto di Vina Essenzia. Ho sbagliato, era Lucrezio prima. Ok. Ho detto Orazio, ma li confondo sempre. Orazio, Lucrezio. Comunque finiva con zio pure quello, quindi va bene. Allora, a parte questo, la natura ci riserva dei rimedi, come abbiamo detto, naturali, che esistono da sempre per risolvere alcune nostre problematiche e soprattutto per aiutarci a eliminare le tossine dannose per il nostro organismo, come abbiamo visto a livello multidisciplinare oggi, no? Certo. Quindi siamo tutti un po' collegati con il nostro solito fil rouge. C'è un altro rimedio che è antichissimo anche questo. Vero. Che però è semisconosciuto dai neofiti. Sì, sì, direi di sì. E io amo, come sai, e come sapete, lo so, perché tutto ciò sei una che grande è indagatrice. O dimenticato o sì, ho messo da parte o poco conosciuto al pubblico, diciamo. Che ha un nome impossibile scientifico. La però è un'enzima del baco da seta. Esatto, è la Serrapsia peptidasi o Serrapsia peptasi, ecco, che è un'enzima prodotto dal batterio Serrapsia che sta effettivamente nell'intestino del baco da seta. Quindi effettivamente chissà com'è che gli è venuto in mente di andare a indagare proprio quella zona del baco. Però insomma, a parte le battute, il baco da seta utilizza questo enzima per sciogliere il bozzolo dal quale deve uscire per diventare farfalla. Quindi già comunque l'immagine è bellissima, no? Di questa parla di un atto creativo, di rinascita. Esatto. Ma cosa va a fare? Beh, appunto, va a sciogliere tutti i tessuti morti, quindi è estremamente importante per tutto quello che noi dobbiamo sciogliere nel nostro organismo. Pensiamo ad esempio alle placche aterosclerotiche, quindi è estremamente utile per chi ha problemi di colesterolo alto, di placche, di problemi cardiocircolatori o vascolari. Non solo, è molto utile per gli edemi, quindi per le gambe gonfie, per chi ha subito un intervento chirurgico. Però è indicato moltissimo, è stato utilizzato per tanti anni, ma anche adesso viene utilizzata, per carità, per tutti i problemi ginecologici, quindi cisti, fibromi, miomi, perché appunto sono in qualche modo degli addensamenti cellulari, se vogliamo, e quindi la Serrapsia scioglie. Quindi ecco, può veramente essere utilizzata per tantissime cose, anche per gli allergici, per cui è un po' una pianta tuttofare. E addirittura ci sono degli studi e la stiamo utilizzando anche per quei bambini che soffrono della cosiddetta sindrome PANDAS, che è una sindrome un po' particolare in cui si è visto
una sindrome multifattoriale, ma insomma questi bambini hanno tutti un batterio, lo streptococco, sempre presente. E insomma, quando lo streptococco si attiva, chiaramente arrivano i tic, arrivano un sacco di problematiche. La Serrapsia, essendo un enzima antinfiammatorio, chiaramente tiene a bada tutti i processi infiammatori. E quindi l'avessi conosciuto io, che durante l'infanzia soffrivo di continuo dello streptococco. Esatto. Che mi si manifestava sempre con le tonsilliti, sicuramente, per esempio, sì. E quindi dava uno stato infiammatorio. Vedi? Sì. A conoscerti prima? Vedi, vabbè, si vede che è andata così. Così. Poi dopo si è risolta, ma insomma mi fa piacere insomma che ci sia anche questo importante impiego, no? Sì. Della natura, perché la natura concentra in sé quei principi che insomma funzionano da sempre. Se esistono da sempre, come si dice, anche fosse solo per un procedimento di selezione naturale, vuol dire che proprio funzionano. E poi è importante il fatto che sappiamo quali sono gli effetti collaterali. Quando una cosa è utilizzata da migliaia di anni, insomma, chiaramente se non ha fatto male, vuol dire che insomma qualcosa fa, come usare un po' la medicina cinese, no? Certo. Come no? L'acupuntura. L'acupuntura esiste da 5.000 anni, quindi insomma quando una cosa va avanti per migliaia di anni, non solo la conosciamo bene, ma sappiamo anche se può creare dei danni o meno. Che una verità c'è. Dopo parleremo anche dell'olivo. Siamo in Toscana. Anche lì insomma c'è molto da dire. L'olio d'oliva è la medicina naturale per eccellenza, ma la nostra Barbara ci offrirà altre importanti novità. Bene. Grazie. Adesso psicologia, curiosità e dintorni. Dato che la nostra informazione, il nostro ruolo qui a TADA è quello di proporvi l'informazione non solo buona e giusta, ma anche quella che concerne le buone nuove, so che voi di buone nuove ne avete questo pomeriggio una ciascuna. E allora la buona novella sempre lieta è. E allora andiamo con la prima delle liete novelle, delle novità. Comincio dalla dottoressa Chiti, perché oggi va così. La prima novità in onore anche del dottor Grifoni, nel senso che rammenta sempre l'amore, l'importanza dell'amore, e noi siamo pienamente d'accordo, ovviamente. Quindi vi siete sposati? No. L'ho detto, ci vuole la sigla Beautiful, l'avevo detto io. La prossima settimana, per chi è interessato, tanto basta segnarsi, c'è un webinar gratuito proprio sul sito di Tortugas Family, che parlerà proprio di come mantenere la passione, il desiderio, sia all'interno della coppia, sia anche parlerà di come affrontano l'affettività, la sessualità gli adolescenti. Siccome è gratuito, io propongo questo per approfittarne, tanto basta iscriversi, ecco. E quindi c'è una possibilità di approfondire alcune tematiche e alcuni argomenti in modo così anche soft, diciamo. Ma basterà una settimana di webinar? Diamo degli spunti su cui poi ognuno potrà riflettere, e saranno sicuramente utili. E uno si può organizzare di conseguenza. Certo. Seconda buona novella. Faremo dal prossimo mercoledì, tenteremo di fare insieme con gli ospiti, anche se vogliono provare, a fare proprio degli esercizi pratici di... Presenza mentale, e quindi cercando anche di fare in modo che i nostri telespettatori in qualche maniera si... cimentino in qualche con il nostro tentativo, aiuto, tutti insieme appassionatamente. Prova pratica. Quindi, quella che si dice terapia televisiva di gruppo. Esatto. Ecco. Cercheremo proprio di fare un esercizio. Che senso, scusa, spiegaci. Perché è interessato, vuol capire. Nel senso della... come avverrebbe questa cosa? Questa cosa verrà fatta... Tipo il gioco della bottiglia. Allora, portiamo le carte. Non è così. Sarà una cosa molto semplice, ovviamente, pratica. Un esercizio che faremo da seduti.
ci prenderà un paio di minuti, due minuti e mezzo di tempo, e cercheremo, non vi voglio anticipare troppe cose, no, perché magari qualcuno perché si prepara, cercheremo si di fare in modo di trovare un luogo che ci possa aiutare in qualche modo. Quindi, infatti, dopo Uomini e Donne sulle reti media, qui si fa Pazienti e Dottori. Esatto. Bene. Non entriamo in questa cosa giovanile quando noi facevamo il gioco della bottiglia. Quindi certo. Era una cosa, no? Quindi non rientriamo in questo. No, ho capito. Spero che possa essere un motivo per coinvolgere in maniera concreta, pratica, i nostri telespettatori e appunto mettere alla prova anche gli ospiti di Tadà. E Tadando poi, insieme. Certo, Tadando facciamo terapia. Io voglio una musica di fondo abbastanza per la prova. Ora sì, chiediamo alla regia. Chiediamo alla regia. Alla Diletta e alla regia chiediamo e poi vediamo in che cosa ci possono raccontare. Comunque serve, soprattutto questo lo dico da quello che è il mio ruolo, per abbattere un po' quella ritrosia, se così vogliamo, che c'è tipicamente italiana, e questo mi dispiace dirlo, vero, perché noi parliamo sempre dell'eccellenza italiana, come giusto che sia, ma nel volersi approcciare a un discorso di terapia psicologica, che badate bene, non vuol dire assolutamente avere un disturbo di natura psichiatrica, ma vuol dire avere una necessità e un nuovo modo anche di rapportarsi con se stessi e con gli altri. Quindi non c'è bisogno per forza del problema per fare terapia. Brava. Spesso quando c'è un cambiamento nella vita occorre avere un supporto, e questo non vuol dire essere deboli, essere malati, semplicemente. Assolutamente. Significa infatti affrontare gli meglio l'anno, Si usa supporto. Si usa la prevenzione, è una parola a noi tanto cara, prevenzione dovrebbe essere. Anzi, e soprattutto dovrebbe essere anche, come dire, esaltazione di quelle che sono le proprie potenzialità e peculiarità che magari uno non sa neanche di avere. Infatti una delle prime domande che normalmente quando un paziente arriva nel mio studio per la terapia, la domanda è: qual è la tua eccellenza? La tua eccellenza, è vero. E spesso vedo un po' di incertezza, perché è una cosa a cui ci si fa poco caso. Se invece diventa una nostra peculiarità su cui ancorarsi per ripartire, potrebbe essere un valore aggiunto. La chiave di volta giusta. La tua eccellenza, quindi, nel senso... Una cosa, una qualità, dove, la tua, cioè la tua, che glielo chiedi a lui, paziente, esatto. Allora, poi bene, quindi avete visto passare sulle... Monsignor Rossi sul crollo, avete visto passare, no, dillo. È importante i loro indirizzi, e poi anche vi consiglio di andare a sbirciare il webinar, su Tortuga il webinar Sven, dove si trova. Il webinar è importante, il webinar ce lo date voi? L'indirizzo Il webinar sarà su Tortugas Family, ma Tortugas passa sempre il crawl. Passa sul crawl. Siamo a posto. SOS, pronto soccorso. Eccolo. Professore, andiamo a tipizzare questo sudore, no? Come si è detto prima. Cerchiamo in qualche misura, anche se non è corretto e non esiste. Come sempre devo ringraziare, perché ha messo in evidenza la trasmissione un elemento molto importante per la salute. Perché di salute si pensa di malattie, si pensa eccetera. Però, come diceva anche il professore, l'ambiente... L'aria che respiriamo, ciò che mangiamo, ciò che facciamo, gli stili di vita, sono salute, fanno parte della salute. Quindi è importante che le persone capiscano che salute vuol dire respirare bene, mangiare bene, fare esercizio, e quindi tutto insieme fa salute. Cioè la malattia è un disequilibrio fra tutti questi elementi. Quindi era importante che fosse messo in evidenza anche attraverso la patologia dell'occhio, perché l'occhio vuole la sua parte. Anche l'occhio vuole la sua parte, giustamente. Certo, no? Mo torniamo sempre lì. Dobbiamo fare un nuovo format. No, dunque, la sudorazione, tanto per mettersi così, il sudore sembra strano, ma è molto importante, perché le persone
si riconoscono anche dai sudori. Sembra strano, però c'è il sudore che richiama, come avviene negli animali, che è il sudore, come si è detto, erotico, perché è il momento in cui c'è più predisposizione, più è quel momento... Cioè, è un sudore di ormonale? Sudore, è un sudore che si avverte, che le persone allora avvertono. Due persone che stanno insieme a un certo punto esprimono un sudore diverso. C'è il sudore che dice ora va di moda a sentire e odorare le ascelle per trovare il compagno più giusto, perché se tu hai, è il contrario di quello che si pensava, cioè se tu odori anche, ci fa male, cioè chi adora anche l'ascella, cioè, no, ma questo sono dati, ma signori, ci sono persone che studiano tutto, c'è ancora uno studioso che sta cercando di capire quale, che è venuto prima l'uovo o la gallina. Sta al gomito, l'ascella un attimo. È una vita che ci sta studiando ancora. Beh, un altro, però il sudore ce ne sono. Per esempio, lei sa o tu sai, il sudore dell'ippopotamo. Il sudore dell'ippopotamo è importante, perché dal sudore dell'ippopotamo suda rosso l'ippopotamo, e quindi fanno delle creme, dei saponi, che sono molto importanti per la pelle. C'è il sudore di chi va a fare un esame. Quello è anche freddo, è un sudore talvolta particolare che vedi, no, grondare. E poi c'è il sudore di altre cose. Il sudore dell'amore. È il sudore dell'amore. Il sudore dell'amore è una cosa importantissima. C'è tanti tipi di sudore nella vita. C'è anche il sudore, quando dice quanto ho sudato nella mia vita, quanto lavoro ho svolto nella mia vita, perché il sacrificio è sudore, il lavoro è sudore, l'amore è sudore. È sempre così, l'amore è sudore. Quindi ho il sudore in tutte le direzioni, in tutti i sensi, fisico, sacrifici, eccetera, eccetera. E quindi ecco quanti tipi di sudore. In realtà quello che si voleva dire era che ci sono chi suda troppo e chi suda troppo, perché bisogna capire una cosa, che c'è chi suda, no? Ma chi suda, per esempio, c'è chi suda le mani, c'è chi suda l'ascella, c'è chi suda i piedi. Chi suda i piedi è un disastro, perché quando si toglie le scarpe è una cosa, cioè uno riconosce la cosa, no? Chi suda le ascelle si vede, perché c'è anche una, in televisione fanno vedere, no, sul tram, quella che cola il sudore dell'ascella, e c'è uno vicino che non riesce a sopportare l'odore, perché è il fatto che l'odore è inodore, il sudore è inodore, ma poi tutti i batteri che ci sono intorno, certo, in particolare gli ormoni, eccetera, stafilococchi, eccetera. No, gli ormoni, soprattutto i batteri, determinano questo odore pazzesco. E poi c'è l'iperidrosi. Io ho visto dei casi di iperidrosi che sono pazzeschi. Iperidrosi vuol dire che mentre una persona normale, come vedete noi non sudiamo, non abbiamo il palmo delle mani sudato mentre parliamo, queste persone cominciano a produrre l'acqua. Cioè se uno vuole l'acqua gli si mette una bacinella sotto alle mani e questi grondano di acqua. E sono delle patologie gravissime, perché possono essere anche in relazione a delle patologie tumorali, ma è bene che non ne parliamo. C'è però la terapia, sia una terapia, gli dicevo, con ionoforesi per questo problema, sì, di iperidrosi, sia anche la tossina botulina, certo, che fatta nel palmo delle mani o nei piedi aiuta a risolvere quasi il problema. Grazie professore, torniamo a parlare di mal di schiena con le due dottoresse di concerto tipo ping pong, perché c'è tutta una serie di rimedi o di consigli che vi sentite di dare, insomma, al nostro pubblico, insieme a qualche accortezza sui falsi miti che circolano proprio sul mal di schiena. Prego. Sì, esatto. Innanzitutto una cosa che consigliamo sempre di fare è imparare a ascoltare il dolore e vedere il dolore non solamente da un punto di vista negativo, ma capire in realtà che il dolore in qualche modo ci difende, è una difesa, e quindi imparare a ascoltare il proprio dolore.
Un falso mito che ci sentiamo di sfatare è sicuramente quello relativo all'eccessivo riposo. Infatti un po' tutti quando sentiamo dolore tendiamo a riposarci e quindi a passare molte ore a letto oppure seduti. In realtà non si può fare cosa peggiore per il mal di schiena, perché sì, chiaramente nelle fasi molto acute di mal di schiena è consigliato chiaramente non eccedere con l'attività, ma è il movimento la vera chiave di svolta nella risoluzione del mal di schiena. Anche qui, torno a dire, è un movimento diciamo seguito da dei professionisti, perché ad esempio, come prima dicevamo, le famose camminate della salute in realtà a volte possono anche peggiorare la situazione. Insomma, dipende sempre poi anche dal disturbo. Esatto, alla fine, no? Esatto. Se uno ha un'ernia... Infatti, ma soprattutto la camminata è un movimento ciclico, per cui se una persona nel cammino presenta delle disfunzioni, delle alterazioni, le andrà a perpetuare durante tutta la camminata. Quindi anche qui il consiglio di affidarsi a professionisti del movimento, quindi torna sempre il tema del team multidisciplinare. E un'ultima cosa che mi sento di dire è di rassicurare anche sul tema delle recidive, in quanto le recidive possono capitare in qualsiasi percorso terapeutico, ma vanno viste come una cosa passeggera, questo perché il dolore ha una variabilità. È una componente variabile, quindi come si allievia può anche aumentare, però questo non ci deve far pensare che la situazione stia peggiorando. Semplicemente è una condizione nella quale possiamo incorrere, ma che possiamo sicuramente superare. Molto bene. Francesca, volevi aggiungere sì, qualcosa? Sì, un'ultimissima cosa. Ci sono tantissimi consigli che si vedono, si sentono dire, circolano, ci si piega in un modo, si sta a sedere in quest'altro. Dormi in un altro ancora. Per lavarsi i denti in questo modo. Sì, allora, e va bene in una prima fase acuta e subacuta. Dobbiamo fare dobbiamo avere degli accorgimenti, delle accortezze, però... attenzione da parte degli operatori a non dare troppe informazioni, perché uno dei motivi per cui il mal di schiena si perpetua è la paura del movimento, la paura di muoversi, mi piego, mi esce un'ernia. Non è vero, la nostra schiena è in grado di fare tanti movimenti, quindi occhio a non innescare il meccanismo della paura del movimento, mi devo piegare sempre in questo modo, non molto è detto. Bene. Grazie, quindi googlate, ma non troppo, aggiungerei quando gli occhi parlano. Sul microbiota facciamo concludere velocissimamente il nostro professor Terzani, vero? Sì. Che è collegato, è ancora collegato con noi, ce l'abbiamo, ce lo dovremmo avere, ma insomma, microbiota, intanto che ripristino il collegamento, gioca un ruolo. Eccolo qua. Professore, il microbiota gioca un ruolo fondamentale. C'è l'audio? Audio? Ecco, mi sentite? Sì, forte e chiaro. Oh, ascoltarvi è meraviglioso, perché è poesia per me, anche perché non vi ho detto che io sono un aretino, quindi sono di Arezzo. E ho vissuto tra l'altro proprio a Figline Valdarno, quindi voi conoscete bene quella zona. La cosa meravigliosa riguardo alla salute e al microbiota è che spesso noi non teniamo conto del fatto che anche l'impatto ambientale, le radiazioni e l'inquinamento, come diceva prima il prof, il dottor Grifoni, dobbiamo stare molto attenti, quindi tutto ciò che è l'ambiente è chiaro che condiziona, non è solo una questione di probiotici o magari di sostanze che possono migliorare il sistema gastrointestinale, ma è anche proprio anche l'ambiente. Pensate al radon, chi è che pensa ai danni da radiazioni dovute al radon che respirano magari in zone sismiche, negli scantinati oppure nelle cantine oppure in altri luoghi dove questa radiazione è elevata? Anche quello è un danno. I campi elettromagnetici possono alterare la flora intestinale,
Quindi capire che conoscere questi fattori ambientali che danneggiano la nostra salute, per esempio parlavate di mal di schiena, pensate alla carenza di silicio, la carenza di zolfo, la carenza di minerali, quanto è importantissima in questo contesto. Parlavo prima, io volevo appunto gli ultimi tre minuti, voglio parlarvi della salute delle nostre cellule. Allora, se è vero che noi mangiamo per produrre idrogeno e respiriamo per avere l'ossigeno, dalla combinazione di ossigeno e idrogeno noi produciamo l'energia per la vita, cioè la moneta di scambio di tutte le reazioni della nostra vita, per pensare, parlare, camminare. Qualsiasi cosa funziona grazie alla produzione di energia ATP dentro le cellule, ossigeno e idrogeno. Quanti però parlano di carenza di ossigeno prima di qualsiasi altra cosa? Ve lo dico io, forse l'1% nella classe medica, forse, perché parliamo sempre del dopo, parliamo sempre di terapie, non parliamo mai di prevenzione. Noi dobbiamo intervenire a scopo preventivo, come ormai ci ha insegnato anche l'ultimo premio Nobel alla medicina 2019, che la carenza di ossigeno, oltre a Warburg, oltre a tutti i premi Nobel, oltre a Gitton, la carenza di ossigeno è la causa di qualsiasi sofferenza, malattia cronica a livello cellulare. Quindi dobbiamo capire che ripristinare il livello di ossigeno, e oggi abbiamo dei nutraceutici importantissimi come può essere il Selfood, studiato ormai da 6 università in Italia, che ci permettono di riottimizzare la produzione di ATP, fare un'azione antiossidante, riossigenare i tessuti. Lì è la prevenzione preprimaria che è dove dobbiamo lavorare, anche e soprattutto nella salute dei padri e delle madri. Grazie. Grazie professor Terziani, mi auguro presto di conoscerla di persona. Grazie a Simona Sottili, grazie a voi. Volo subito nel nostro salottino. Proprietà purificanti e detossinanti dell'ulivo. Esatto, siamo in Toscana e quindi l'ulivo lo conosciamo tutti, più che altro per l'olio d'oliva, che è sicuramente un alimento estremamente sano perché è ricchissimo di vitamina E, di antiossidanti e quant'altro. Però quando andiamo a raccogliere le olive, tutte le foglie vengono buttate via. In realtà proprio dalle foglie è possibile creare un estratto, cioè l'estratto di foglie d'olivo, che è estremamente benefico per la nostra salute, appunto poi per quanto riguarda la prevenzione, perché riallacciandomi proprio all'ultimo argomento, le foglie d'olivo ossigenano le nostre cellule, quindi portano nutrimento alle nostre cellule e come sempre portano via gli scarti. Le foglie d'olivo contengono tantissimo olio europeina, che è un antiossidante molto importante, che c'è anche nell'olio d'oliva, però nelle foglie ne troviamo una quantità industriale. Lo stesso l'idrossitirosolo e il tirosolo, che sono tutte sostanze che migliorano anche lo stress, o meglio, l'adattamento allo stress. Quindi è molto utile per chi tende ad avere anche cali di memoria, dorme male, perché va proprio a lavorare sul microcircolo cerebrale. Quindi insomma, migliorando la circolazione, apportando sali minerali, antiossidanti, effettivamente facciamo prevenzione. Poi è chiaro che l'ulivo, come tante altre sostanze, si possono usare anche in caso di patologie. Però il nostro obiettivo, ripeto, è quello di far sì che la persona non si ammali o si ammali sempre meno. Certo, questo lo si trova in commercio sotto che forma? Sotto forma proprio di fluido, di estratto. Quindi si utilizzano normalmente 70 ml la mattina a digiuno. Insieme all'olivo spesso troviamo all'interno dello stesso prodotto la betulla, l'aloe e la centella, perché vanno proprio tutte insieme migliorando appunto tutte le cose che vogliamo ottenere. Certo, insomma. Anche il microcircolo. Perché microcircolo, esatto. La centella, no? Esatto, o anche la calendula, la betulla, sono tutti drenanti, quindi andiamo poi a creare una sinergia di elementi che è importante appunto per migliorare tutto il nostro sistema. E avete capito che la prevenzione, quindi il prevenire quelli che sono i disturbi, gioca un ruolo fondamentale per ridurre il rischio di patologie e soprattutto per avere poi un approccio diverso, anche qualora naturalmente si verificassero. Esatto. Il fil rouge di Tada è finito per questa seconda parte, ma voi state con noi perché adesso ci trasferiamo per la nostra terza parte in cucina
con Daniele Novotselic, con delle squisitissime lasagne con le primizie stagionali dell'orto. A tra poco.